spazio dedicato alle anticipazioni del nostro telegiornale. Nell'appuntamento di oggi parleremo dell'Ideal Standard di Roccasecca, dei rifiuti provenienti da Roma nella discarica di Col Felice, della Notte dei Licei a Frosinone, ancora del pianista Danilo Rea in concerto, del ritorno del contrabbassista Maurizio Turriziani e non mancherà ovviamente l'appuntamento con lo sport. Questo e molto altro ancora dopo la pubblicità. La casa di cura privata Sant'Anna di Cassino è una delle prime per numero di interventi in laparoscopia e per i tempi di degenza post-operatoria nel Lazio e nel Centro-Sud, che per il 98% dei casi sono limitati a 3 giorni. Oggi la chirurgia della casa di cura a Sant'Anna è richiestissima, nel Lazio e anche nell'Italia meridionale. L'attività ambulatoriale è una delle più all'avanguardia. TAC di ultima generazione, risonanza magnetica aperta, analisi di laboratorio con referti pronti in giornata, visite ambulatoriali convenzionate e private offerte dai migliori specialisti del settore ne fanno il fiore all'occhiello del territorio. Casa di cura Sant'Anna, via Herold Cassino, telefono 0776 31 11 23. Visita anche il nostro sito www.santannacassino.it. Vuoi conoscere Alice il Bianconiglio? O tirare con l'arco in costume da Robin Hood? O scoprire i segreti della magia insieme a Mago Merlino? Ora tutto è possibile. Il giardino incantato nel Regno delle Spade ti aspetta nel Parco delle Terme di Fiuggi. Per maggiori informazioni www.ilgiardinoincantatofiuggi.com. Bere un caffè è un evento che rientra nella sfera emozionale, un momento di totale armonia, un concentramento di sapori, profumi, cultura, tradizione. Al Bar Eden, sulla strada regionale dei Monti Lepini, che collega Latina a Frosinone, in territorio di Prossedi, puoi riscoprire questi piacevoli momenti. Pasticceria artigianale, favolosi gelati, tavola calda, deliziosa pizza e un menù fisso a soli 10 euro. Puoi festeggiare qui il tuo compleanno, la tua laurea e persino il tuo divorzio. Bar Eden, davvero un Eden. È tutto da scoprire. Ambufest, aperti nei prefestivi il sabato, la domenica e nei giorni di festa. Già 10.000 i cittadini che hanno evitato file al pronto soccorso. Gli Ambufest sono ambulatori di cure primarie per dolori muscolari, febbre, tosse, punture di insetto, problemi di dermatologia, oculistica, otorino, urologia e ginecologia, gastroenterologia e tanto altro ancora. Non andare subito al pronto soccorso, salta la fila e vai direttamente agli Ambufest, al pronto soccorso solo per cose gravi ed urgenze. Le sedi degli Ambufest sono Frosinone, Cassino e Sora. Bentrovati amici telespettatori ad un nuovo appuntamento con Lazio TG della provincia di Frosinone. In apertura parliamo dell'Ideal Standard di Roccasecca e infatti è prevista per domani l'assemblea dei lavoratori. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio. L'Ideal Standard all'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato che non ha intenzione di investire sullo stabilimento di Roccasecca. I sindacati non ci stanno e le segreterie nazionali, unitamente al coordinamento delle RSU del gruppo, hanno proclamato 8 ore di sciopero da svolgersi in tutte le sedi italiane. Una speranza viene dal ministro Calenda circa la possibilità di valutare il progetto industriale di un imprenditore disponibile a rilevare il sito. L'avvertenza resta al Ministero dello Sviluppo Economico. Tavolo aggiornato tra 15 giorni, per la settimana che si apre nuove iniziative nel sito roccaseccano, a partire da lunedì. Non è cambiato assolutamente niente, rimaniamo fortemente decisi e motivati a continuare la lotta, perché Idea Standard non ha portato alcuna novità al tavolo di oggi, non ha dato nessuna risposta alle domande che da oltre un mese continuiamo a fare a questa compagnia e quindi noi continuiamo nella nostra lotta. Lunedì assemblea dalle 10 a mezzogiorno con tutti i lavoratori per decidere le iniziative future di lotta che dobbiamo intraprendere. Siamo sicuramente fortemente motivati a continuare la lotta.
Anche la politica tutta si è schierata al fianco dei lavoratori nella richiesta di mantenere attivo il sito produttivo di Roccasecca, che in questi anni è riuscito ad essere competitivo a livello internazionale, nonostante la proprietà resti ferma nella decisione di non utilizzare più il sito di Roccasecca. Alla finestra sembra affacciarsi l'offerta di una nuova azienda interessata ad acquisire il sito. Su questo bisogna restare vigili. L'eventuale offerta dovrà essere credibile e vincolata a impegni precisi, come il mantenimento di tutti gli attuali posti di lavoro e un piano industriale serio e di lunga durata. Per la prima volta si sta vivendo questa battaglia come un territorio unito e finalmente consapevole del proprio valore. Che sia l'idea standard a restare proprietaria del sito o un'altra azienda non interessa. L'importante è rilanciare con un piano pluriennale un sito produttivo avanzato in grado di dare lavoro ad oltre 500 famiglie. Sarà un lunedì decisivo per la discarica di Colfelice, infatti domani si deciderà se accogliere o meno i rifiuti provenienti dalla capitale. Per tutti i dettagli ascoltiamo il servizio. Sarà una giornata importante quella di domani. Si riunisce infatti l'assemblea della SAF per decidere se accogliere o meno le circa 350 tonnellate giornaliere di rifiuti provenienti dalla capitale nell'impianto di Colfelice. I sindaci della provincia di Frosinone hanno già deliberato nei mesi scorsi di non accettare più questi rifiuti a partire dal 1 gennaio 2018. È stato l'amministratore delegato della società a decidere, a sorpresa e per ragioni ancora non ben chiare, di prorogare il trattamento, passando nuovamente la palla ai sindaci per una nuova decisione nell'assemblea di domani. I sindaci, soprattutto quelli di centrodestra, sono contrari a tale ipotesi, ad iniziare da Nicola Ottaviani, che nei giorni scorsi ha annunciato che se per assurdo la maggioranza dell'assemblea di domani dovesse votare per continuare a smaltire i rifiuti di Roma, noi del capoluogo valuteremo seriamente l'uscita dalla SAF. Il sindaco di Cassino, Carlo Maria D'Alessandro, si dice pronto a mobilitarsi e a manifestare, sicuramente con il sostegno della popolazione, per opporsi fattivamente contro chiunque vorrà aprire le porte della SAF ai rifiuti provenienti dalla capitale. Perché quello che accade a Roma, dice D'Alessandro, non è un'emergenza vera e propria, ma un retaggio della mancata programmazione e di una gestione poco attenta. Come ho già avuto modo di dire, la situazione ambientale sul territorio del Lazio meridionale è severamente compromessa. Da qui che dobbiamo ripartire e scongiurare altri disastri. La gestione dei rifiuti sul territorio deve essere sempre più trasparente, consona alle esigenze dei comuni del territorio ed attenta a quelle che possono essere i risvolti sulla salute dei cittadini. E adesso ci spostiamo a Frosinone parlando della notte del liceo classico tra iniziative e attività di insegnanti e studenti. Sentiamo. Si è tenuta la quarta edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. Il progetto, nato dall'idea del professor Rocco Sghembra del liceo Gulli e Pennisi in provincia di Catania. Questa edizione ha visto coinvolti 406 licei classici dell'intero territorio nazionale. Anche in provincia di Frosinone è stato accolto con molto entusiasmo. Il progetto ha la finalità di aprire le porte dei licei al pubblico e diffondere l'attuale e meravigliosa cultura classica, perfetta nella sintesi tra passato e presente, con lo sguardo sempre rivolto al futuro. Gli alunni hanno proposto testi, opere e quadri della tradizione classica in modo originale e divertente, reinterpretandoli con spirito e arguzia. E ci dice perché un ragazzo dovrebbe scegliere il liceo classico? Allora, anzitutto oggi è la quarta edizione della Notte Nazionale di tutti i licei classici d'Italia e l'evento vuole non solo porre i riflettori sul liceo classico, a dimostrazione che questa scuola, al di là della vulgata, è una scuola non solo attuale, ma forse una scuola privilegiata per offrire veramente un campo di formazione pluridisciplinare agli studenti. E, è la scuola del futuro, qualche Umberto Eco prima di morire nel famoso processo ai licei classici decretò non solo che il liceo classico è sempre vivo, è un evergreen istituzionale, ma è la scuola del futuro perché le cosiddette lingue morte sono le vere lingue della competenza trasversale del sapere umano. La cultura è un unicum e il latino e il greco veicolano non soltanto la cultura italiana, ma diciamo la cultura mondiale, è la vera storia da cui prende origine tutta la storia del mondo e poi in realtà i dispositivi logici che mettono in campo autori come Eschilo, Saffo,
Erodoto sono sicuramente quegli studia humanitatis che nel campo generale del sapere scientifico, letterario, quindi di stampo umanistico e non, rappresentano davvero il futuro dell'umanità, di un'umanità che voglia investire in cultura, ma quella con la C maiuscola. Oggi la Notte Nazionale dei Licei Classici non è solo un evento, è la dimostrazione che un liceo classico apre le porte al futuro, ricordando il passato e arricchendo il presente. Noi ci crediamo fortemente, sappiamo rappresentare il futuro attraverso l'antichità e la classicità e abbiamo vicino Cicerone ad Arpino, l'uomo vero è l'uomo che investe in sé rappresentando il passato ed evolvendo attraverso appunto gli studi classici quel sapere che rappresenta davvero la chiave del futuro. Allora il progresso non è un progresso tecnicistico e scientifico, il progresso è la cultura in senso ampio e la cultura in senso ampio è figlia della latinità e della grecità, in senso assoluto, non lo diciamo qui a Frosinone e al Turiziani, lo dicono i grandi storici, lo dicono i grandi pensatori e lo dicono anche quegli uomini che non avendo, gli uomini di sapere, che non avendo frequentato il liceo classico, poi si ritrovano comunque a dimostrare come l'aver coltivato gli studi classici ha rappresentato davvero la chiave di volta del sapere, che è il sapere trasversale. Non è che conoscere un teorema di Pitagora piuttosto che una disequazione sia più importante nel 2017, nel 2018, che piuttosto conoscere una poesia di Saffo o piangere davanti ad un'Ifigenia. E allora dico, apriamoci al futuro, il liceo classico è il futuro, la Notte Nazionale vuole dimostrare a chi forse è disattento che non è il tecnicismo che salverà l'umanità, ma probabilmente è la riflessione, il testo, il coltivare lo spazio interiore, e ce l'hanno insegnato i classici. E ancora nel capoluogo il pianista Danilo Rea in concerto al Liceo Classico il prossimo 18 gennaio. Sentiamo meglio in questo servizio. Il pianista Danilo Rea sarà il prossimo 18 gennaio a Frosinone, nell'aula magna del liceo classico Norberto Turriziani. Invitato dall'associazione ex alunni dello stesso liceo, presieduta da Giancarlo Pizzutelli, Rea terrà un concerto a partire dalle 17. Pianista straordinario, il cui tocco molti accostano a quello di Keith Jarrett, Danilo Rea ha vissuto in pieno la nascita e la crescita del jazz in Italia, a partire dagli anni 70. Un artista che ha fatto un percorso eccellente dal 1975 ad oggi, quando debuttò col trio di Roma e Pietro Paoli e Gatto per poi approdare a quella che è la sua musica attuale, un jazz singolare, originale e che non conosce confine. Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con i più grandi jazzisti americani come Chet Baker, Lee Kronitz e Joe Scofield, mentre in Italia sono state numerosissime le sue collaborazioni con artisti pop, tra questi Mina, Domenico Modugno, Claudio Baglioni, Pino Daniele, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Gianni Morandi e Adriano Celentano. Le sue improvvisazioni, che spaziano su qualsiasi repertorio, sono apprezzate ovunque. E adesso andiamo a sentire il contrabbassista Maurizio Turriziani di ritorno da una tournée in Cina. Dunque, è stata una tournée che è stata realizzata da vari enti, sono state dalla Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, che è l'orchestra, praticamente l'ex orchestra RAI di Napoli, chiusa delittuosamente nel 90, poi dal Coro Lirico Siciliano e dalle Maestranze del Teatro di Parma, del Reggio di Parma. Una produzione, ripeto, articolata, perché c'erano... Noi abbiamo portato in tour sei opere, con La Traviata con la regia di Franco Zeffirelli, Il Barbiere di Siviglia con la regia di Enrico Stinchelli, poi Un ballo in maschera sempre di Giuseppe Verdi come La Traviata, Il Don Giovanni di Mozart, La Carmen di Georges Bizet,
Sì? Ne manca una? Neanche una. Poi ci tornerà in mente, balle, così è come sette nani che la e poi ci tornerà in mente. Sfugge sempre. Traviata, Carmen, Ballo in Maschera, Don Giovanni, Barbieri di Siviglia e un'altra che mi viene in mente. E, insomma, che clima avete trovato in Cina? Perché in Asia si sono molto appassionati all'opera lirica, quindi voi che pubblico avete trovato? Beh, c'era un pubblico molto attento, soprattutto nelle prime città che ci hanno ospitato, come sono state Tianjin e Harbin. A Tianjin, perché c'è un festival lirico oramai da anni, quindi noi abbiamo portato queste produzioni che sono state realizzate all'interno di un festival lirico che non dura da tantissimo tempo, che ormai è un festival storico, diciamo, nella Cina. Harbin ha una grande tradizione occidentale perché era una città russa, e quindi c'è una grossa tradizione, c'è una comunità russa, insomma, ancora importante. Che poi in Cina hanno costruito dei teatri lirici straordinari. Sì, ma il dato che salta non è tanto il fatto che loro abbiano costruito queste strutture architettoniche straordinarie, funzionalissime, che fanno sembrare i nostri nuovi auditori come delle sale parrocchiali, ma il fatto che quello che devi pensare è: loro hanno investito per un repertorio, per una tradizione musicale che non gli appartiene. Cioè, non è la loro cultura, non è la loro tradizione. Come se noi avessimo realizzassimo a Roma una sala da 2000 posti per l'opera di Pechino, per il teatro, no. Certo. No? Questo è importante, perché rende, e questo lo dovrebbero magari, ecco, gli dovrebbe suonare nelle orecchie dei nostri politici. Parliamo di sport. Il Frosinone Calcio ha dato via ad una serie di promozioni in vista dell'incontro con la Pro Vercelli. Sentiamo il servizio. Nuove promozioni legate all'incontro tra Frosinone Calcio e Pro Vercelli in programma sabato 20 gennaio allo stadio Benito Stirpe. Come annunciato dal direttore marketing e comunicazione Salvatore Gualtieri, gli abbonati nei settori della tribuna est, curva sud e tribuna centrale superiore potranno acquistare un secondo biglietto per un amico o un parente a metà prezzo. Agli sponsor che hanno un'esigenza e potenzialità diversa e che hanno già contribuito in maniera differente a sostenere il Frosinone, sarà data la possibilità di acquistare fino ad un massimo di 6 biglietti a metà prezzo nei tre settori citati in precedenza. Infine, l'operazione più ampia: nelle scuole elementari di Frosinone e provincia, chi vorrà venire allo stadio potrà acquistare il biglietto a 1 euro e l'accompagnatore pagherà il biglietto al 50%. Per le scuole medie lo studente pagherà 2 euro e l'accompagnatore pagherà sempre metà prezzo. Infine, la fascia di ragazzi da 14 a 18 anni potranno acquistare il biglietto al 50%. Dunque è stata creata una promozione a 360 gradi applicabile su tutto il territorio. È il momento di dare un premio in un momento di grande attenzione e risposta, ha commentato Gualtieri, e così i nostri giocatori avranno uno stadio più pieno e colorato, uno stadio tutto per loro. Lo stesso direttore marketing ha tenuto a sottolineare come questa sia un'operazione di coinvolgimento e non certo atta a riempire lo stadio. Abbiamo una media di 12.000 spettatori, saremo al 15° posto in Serie A, superiore a Sassuolo, Chievo, Benevento, Spal e Crotone. Per cui, ha concluso, l'operazione che facciamo è di coinvolgimento e fidelizzazione massiccia, perché c'è già grande risposta di presenze allo stadio. Tutto quello che sarà raccolto con le scuole andrà in beneficenza ad Experience Solidale. Ed è tutto per oggi, vi ringraziamo come sempre per l'attenzione, arrivederci al prossimo appuntamento.